Bentornati a tutti quanti. Cominciamo oggi un nuovo ciclo di video che si riferiscono ad una nuova pubblicazione che ho anticipato in alcuni video precedenti. La pubblicazione si chiama La maledizione dello spazio, il pensiero geopolitico nazista e il sogno di Hitler di un impero in Eurasia. Il libro è stato pubblicato per Aracne Editrice nel 2021 ed ha anche questo una prefazione del professor Andrea Carteni dell'Università La Sapienza di Roma. Il tema del libro è abbastanza scottante, se vogliamo controverso, un tema che è stato poco analizzato, soprattutto per il pubblico italiano, quindi in lingua italiana. Sul pensiero geopolitico classico ci si è soffermati poco in Italia, tanto meno su quello nazionalsocialista e più in generale tedesco, per ovvie ragioni anche di demonizzazione dello stesso. E però, proprio per colmare questa lacuna, che è una lacuna nella letteratura sul tema, si è pensato di portare avanti questo tipo di ricerca. Ora, la ricerca è divisa in due grandi parti. Una prima parte si occupa della ricostruzione storica, filosofica e geografico-politica del pensiero geopolitico tedesco in generale, quindi a partire dagli autori classici che fanno riferimento a Friedrich Ratzel, a Kjellén, Rudolf Kjellén, a Carl Schmitt, ma anche a autori meno noti, e per poi passare attraverso il pensiero geopolitico proprio del Terzo Reich, quindi di quegli autori che sposavano l'ideologia nazionalsocialista, anche se con alcune volte delle remore, tra cui il ben noto Karl Haushofer. Invece la seconda parte del volume si occupa del pensiero geopolitico, del pensiero di politica estera di Adolf Hitler, come è stato concepito nei suoi scritti, e cioè in particolare in tre principali fonti, cioè la fonte politica per eccellenza e propagandistica, se vogliamo, sia cioè il Mein Kampf, il cosiddetto libro segreto, cioè quella seconda parte del Mein Kampf, che doveva essere una seconda parte del Mein Kampf, che non fu dato immediatamente alle stampe, e poi invece il suo pensiero nelle conversazioni a tavola, cosiddette conversazioni a tavola, o appunto rapporti, diciamo così, più intimi del Führer con i suoi accoliti. Conclude la ricerca, concludono la ricerca delle osservazioni sempre del Führer sulla geopolitica tedesca quando ormai la guerra era persa, in quello che viene appunto ricordato come il testamento politico di Hitler. Prima di cominciare, oggi ovviamente parleremo dell'introduzione del libro. Prima di cominciare è doveroso sottolineare chiaramente che un libro che tratta di geopolitica nazista non può che essere un libro sicuramente critico nei confronti di un progetto di politica estera che ha portato a delle conseguenze disastrose e catastrofiche per una gran parte dell'umanità. Di conseguenza, l'obiettivo della ricerca è di divulgare scientificamente una parte del pensiero geopolitico europeo, ma al contempo di vedere come la geopolitica può essere sì uno strumento affascinante per analizzare le relazioni internazionali, ma se accostata ad un'ideologia particolarmente aggressiva, può
può portare anche a disgrazie enormi. Di conseguenza, la geopolitica, e questo è un po' il messaggio che vorrei inviare con questo libro, va sì analizzata, sì considerata, ma anche contenuta e tenuta a freno, per così dire, per evitare che possa stimolare degli impulsi aggressivi che portano poi alla disgrazia di molti popoli. Bene, ciò detto, dobbiamo subito nell'introduzione fare una premessa importante. Il pensiero geopolitico tedesco è frutto di un determinato periodo storico. Nasce e si sviluppa nell'Ottocento, cioè nell'età degli imperi. Nasce e si sviluppa in parallelo con il pensiero geopolitico di altri paesi europei, in particolare la Gran Bretagna, e quindi nasce in un contesto di reazione, se vogliamo, al pensiero geopolitico dell'allora nazione dominante che era la Gran Bretagna. Questa sensazione di reazione, di contrasto del pensiero geopolitico tedesco è presente sin dai primi tempi della sua manifestazione, un contrasto che si pone proprio secondo quello schema tipico delle potenze sfidanti l'ordine internazionale contro l'egemone di turno, in quel caso l'impero britannico. Però più ancora che questo, dobbiamo considerare il fatto che questo pensiero geopolitico tedesco va inserito in un contesto culturale, in un contesto psicologico, in un contesto storico ben specifico, che forse oggi non sarebbe più concepibile. Innanzitutto partiamo dal presupposto che il libro si chiama Maledizione dello spazio perché considera il territorio del mondo come una sorta di maledizione per la popolazione mondiale, perché il territorio è limitato, mentre la popolazione mondiale è potenzialmente illimitata. Ora, lo spazio geografico ha da sempre rappresentato un'arena di competizione per le nazioni del mondo. E in un certo senso l'intera storia dell'umanità può essere riassunta come una sorta di perenne ricerca di territori, in cui famiglie, tribù, etnie, poi nazioni cercano di vivere in pace, sicurezza e prosperità. E quindi di pari passo con l'elemento demografico, cioè con il numero della popolazione, l'elemento geografico spaziale rappresenta proprio il nucleo delle dinamiche dell'evoluzione storica di una nazione. Il problema del pianeta Terra è che all'aumento della popolazione corrisponde una proporzionale riduzione dello spazio. Dunque, il problema cruciale dell'umanità è stato e resterà sempre questo dilemma dell'aumento demografico in relazione alla corrispondente riduzione delle porzioni di terra abitabili. Ed è questa tragica opposizione tra crescita demografica e scarsità geografica che ho definito nel libro Maledizione dello spazio. Ed in effetti fu proprio l'economista inglese Malthus che a fine Settecento si interessò in particolare al panorama europeo e da un punto di vista scientifico al problema dell'incremento demografico. Noi sappiamo che scrisse nel 1798 il celebre saggio An Essay on the Principle of Population, cioè il saggio sul principio di popolazione, in cui osservava che l'aumento della popolazione era condizionato dall'aumento dei mezzi di sussistenza. E però, mentre i mezzi di sostentamento crescevano
crescevano in progressione aritmetica, la popolazione invece aumentava in progressione geometrica, quindi molto più rapidamente. E quindi ogni volta che l'offerta di cibo aumentava, la popolazione cresceva molto più in fretta, fino ad eliminare tutte le riserve alimentari. E di conseguenza, stando così le cose, in futuro le risorse si sarebbero esaurite e dunque l'umanità sarebbe morta di fame. Quindi, in altre parole, l'aumento demografico superava la quantità delle risorse naturali messe a disposizione dallo spazio geografico. E d'altronde Malthus affermava anche che proprio a causa della scarsità di risorse di terra disponibile, gli esseri umani erano costretti a confrontarsi in una continua lotta per la sopravvivenza e che soltanto i più forti riuscivano appunto ad ottenere il cibo mentre i deboli morivano. Questa idea di popolazione rispetto al territorio, di aumento della popolazione e di scarsità del territorio, sarà alla base dell'analisi geopolitica tedesca. Ecco perché qui la stiamo richiamando. Ora, anche se la rivoluzione industriale in parte riuscì a colmare il problema della scarsità agricola attraverso la produzione di massa, questi principi però malthusiani restarono in linea di massima validi e comunque considerati molto attentamente dagli autori geopolitici e comunque dai geografi che si occupavano di distribuzione dello spazio. Anche Charles Darwin restò per esempio molto colpito dall'osservazione di Malthus sulla sproporzione tra risorse e popolazione. E quindi a partire da questa intuizione ci si rese conto che la pressione esercitata dall'ambiente sulle specie portava alla morte di un'alta percentuale di esemplari, e non soltanto a causa delle malattie o degli attacchi dei predatori, ma soprattutto per la limitatezza di risorse quali cibo, acqua e territorio. E proprio questa constatazione condusse Darwin a domandarsi quale tra gli esemplari di una determinata specie riusciva a sopravvivere e a riprodursi, rispondendo quindi al quesito con la tesi della sussistenza, come sappiamo, dell'esemplare più adatto. L'esemplare più adatto riusciva a superare questa condizione di insufficienza delle risorse. E d'altronde l'applicazione di questa teoria biologica alla società attraverso il darwinismo sociale avrebbe portato proprio allo sviluppo di temi che già erano stati intuiti da Malthus. E quindi in questo senso Malthus fu proprio un darwinista sociale ante litteram. È proprio uno dei primi autori a comprendere pienamente la questione di quella che io ho chiamato maledizione dello spazio. Ora, andiamo a vedere perché questo tema è così importante in relazione alla Germania e ai popoli germanici. La storia del popolo tedesco, d'altronde la storia di molti altri popoli, ha subito delle enormi pressioni provenienti da un lato da un costante aumento demografico della popolazione e dall'altro dalla ristrettezza o inclemenza del territorio di insediamento. Da questa condizione, per esempio, ha avuto origine quell'imponente impulso di emigrazione che ha segnato la cosiddetta era delle grandi migrazioni tra IV e VI secolo d.C., cioè l'era del Völkerwanderung. A ciò si deve naturalmente aggiungere che, a differenza del popolo francese, del popolo inglese, del popolo spagnolo, ognuno dei quali delimitato da frontiere naturali, il popolo tedesco non ha mai, nel corso della sua storia, posseduto un chiaro confine a Oriente, il che spiega in parte la colonizzazione delle aree slave e baltiche tra XII e XV secolo, cioè la cosiddetta Ostsiedlung.
anche quel ricorrente impulso germanico alla spinta verso est, cioè la cosiddetta Drang nach Osten, portata avanti dal Medioevo fino alla Seconda Guerra Mondiale. E quindi il pensiero geopolitico tedesco va contestualizzato nella cornice delle specifiche condizioni storico-geografiche della Germania, va collocato nell'ambito culturale in cui emerse, e cioè l'Europa della seconda metà dell'Ottocento, che era contraddistinta da darwinismo sociale, determinismo geografico, razzismo scientifico, ultranazionalismo, militarismo ed anche ovviamente forme di imperialismo, era l'età degli imperi. E il darwinismo sociale in particolare rappresentava quella teoria secondo cui le razze umane erano soggette alle stesse leggi della selezione naturale, così come intuite da Charles Darwin, e che vincolavano piante ed animali. In particolare, si credeva nell'applicazione dei concetti biologici, relativi alla selezione naturale e alla sopravvivenza del più adatto alla società, all'economia e alla politica. Questa teoria era chiaramente molto popolare tra fine 800 e inizio del 900 ed implicava che gli individui più deboli erano destinati ad una subordinazione, mentre quelli più forti erano invece chiamati naturalmente ad esercitare un dominio ed un'influenza anche culturale e politica sugli altri. D'altronde, i darwinisti sociali sostenevano che la vita degli esseri umani nella società era caratterizzata da una continua lotta per l'esistenza, governata proprio dalla sopravvivenza del più adatto. Alcuni darwinisti sociali, come per esempio Herbert Spencer e Walter Bagehot in Inghilterra, ma ad esempio anche William Graham Sumner negli Stati Uniti, credevano che l'applicazione del processo di selezione naturale alla società avrebbe portato alla sopravvivenza dei migliori elementi della popolazione e quindi ad un continuo miglioramento sociale. E quindi in questo senso le società erano viste proprio come organizzazioni che, proprio come gli organismi biologici, si rafforzavano attraverso l'esposizione alle sfide naturali. E d'altronde la teoria del darwinismo sociale venne utilizzata sia per sostenere il capitalismo liberista, quindi lo sviluppo capitalistico, che anche il conservatorismo politico, per mantenere lo status quo sociale. La stratificazione della società in classi era giustificata sulla base delle disuguaglianze naturali tra gli individui. E d'altronde la proprietà privata, seguendo anche un percorso tipico della filosofia politica anglosassone, in particolare quella di Locke, la proprietà privata era considerata il premio attribuito agli individui caratterizzati da una morale superiore e da qualità come l'operosità, la temperanza, la frugalità, l'operosità in particolare. Il titolo di proprietà veniva proprio dal lavoro. D'altronde il darwinismo sociale era profondamente scettico nei confronti del ruolo dello Stato e riteneva che i tentativi di riformare la società attraverso l'intervento dello Stato avrebbero interferito con i processi naturali. In economia, la concorrenza perfetta in un regime di laissez-faire, quindi di non intervento dello Stato, dava la possibilità alla cosiddetta mano invisibile, di cui aveva parlato Adam Smith, di regolare la domanda e l'offerta in armonia proprio con i principi della selezione biologica. In questo contesto, le classi più povere erano costituite da individui considerati inadatti e che non dovevano essere aiutati perché contro natura, in quanto avevano perso la lotta per la sopravvivenza. Al contrario, le classi più benestanti
si credeva avevano ottenuto la ricchezza a causa di una vittoria sulla lotta naturale, dovevano rappresentare le guide sociali. È chiaro che in questo contesto si può anche intravedere molto chiaramente quel nesso posto in essere da Max Weber tra spirito del capitalismo ed etica protestante. E infine il darwinismo sociale era utilizzato come razionalizzazione filosofica per portare avanti politiche imperialiste, colonialiste, razziste, sostenendo al tempo la fede nella superiorità culturale e biologica ariana, della razza ariana, in particolare anglosassone, anglosassone e protestante. E questo per quanto riguarda il darwinismo sociale. Altro elemento che va considerato quando si contestualizza il pensiero geopolitico tedesco è il determinismo geografico, che era una forma di pensiero dominante in geografia fino alla Seconda Guerra Mondiale. E questo pensiero affermava che la storia umana, la cultura, la società, lo sviluppo delle nazioni erano modellati dall'ambiente fisico. E di conseguenza il determinismo geografico percepiva l'azione umana nella storia e nella società come conseguenza dell'ambiente naturale. Quindi, in altre parole, l'ambiente naturale determinava quello sviluppo sociale e nazionale in un rapporto di causa ed effetto. Già in antichità i filosofi greci e romani avevano fatto risalire le caratteristiche fisiche, i tratti della personalità, la tipologia di cultura e di società degli esseri umani all'influenza delle condizioni naturali. Ad esempio, Senofonte e Tucidide avevano attribuito l'ascesa di Atene alle sue condizioni naturali e alla sua favorevole posizione geografica. E lo stesso fece, ad esempio, Strabone con Roma. E questa linea di pensiero venne riscoperta in età moderna, nel corso dell'Illuminismo, grazie soprattutto a filosofi come Montesquieu e Kant. E però, nel corso dell'Ottocento, il determinismo geografico si trasformò in una vera e propria scienza, in particolare grazie al geografo tedesco Karl Ritter. Ritter scrisse un'opera enorme, cioè La geografia in relazione alla natura e alla storia dell'umanità, scritta tra 1816 e 1859, in cui andò a descrivere il tema proprio dell'influenza dell'ambiente fisico sull'attività umana. Il titolo in tedesco è Die Erdkunde in Verhältnis zur Natur und zur Geschichte des Menschen. Un'opera fondamentale, 19 volumi, ricchissima. E così anche il celebre esploratore naturalista Alexander von Humboldt si dedicò allo studio geografico secondo un approccio deterministico. Humboldt descrisse il mondo, gli animali e anche le piante come un unico organismo vivente legato insieme in un intricato tessuto che era simile a una rete. E questa rete comprendeva anche gli esseri umani. Questa era la cosiddetta teoria dell'interconnessione di Humboldt. E con questa teoria Humboldt sosteneva che nessun singolo componente del mondo naturale poteva essere considerato in maniera isolata, e cioè senza un nesso con il territorio geografico. Esempio, nella sua opera Cosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, e cioè il cosmo, un progetto di descrizione fisica del mondo, che venne pubblicato tra 1845 e 62, Humboldt descrisse l'armonia universale che teneva insieme tutte le specie naturali in rapporto con l'ambiente geografico. E per Humboldt tutta l'attività antropica dell'uomo doveva necessariamente allinearsi con l'evoluzione, il ciclo dell'organismo terrestre, senza andare contro le leggi naturali.
Allo stesso tempo, proprio Darwin, nella celebre opera On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or The Preservation of Favored Races in the Struggle for Life, e cioè l'origine delle specie per selezione naturale, o la preservazione delle razze privilegiate nella lotta per la vita, libro del 1859, spiegò come l'adattamento alle condizioni naturali, all'ambiente geografico, fosse cruciale per la sopravvivenza dell'individuo più adatto. Così, ad esempio, il geografo statunitense William Morris Davis, che fondò quella branca della geografia nota come geomorfologia, andò a sottolineare quell'indissolubile nesso tra essere umano e ambiente geografico, in particolare nel suo libro Elementary Physical Geography, cioè Geografia Fisica Elementare del 1902. E infine anche Friedrich Ratzel, che avremo sicuramente modo di approfondire, fu un grande sostenitore del darwinismo sociale e del determinismo geografico, e in particolare questa teoria del determinismo geografico fu approfondita nell'opera pubblicata tra 1882 e 91, Anthropogeografie, die Geographische Verbreitung des Menschen, e cioè l'antropogeografia, la distribuzione geografica dell'uomo. E questo è il secondo elemento. Il terzo elemento caratteristico del tempo era il razzismo scientifico, che era anche chiamato razzismo biologico. Questo tipo di razzismo costituiva una disciplina antropologica, etnografica, basata sulla convinzione che esistevano delle prove empiriche per sostenere la classificazione degli individui umani in razze diverse. Il postulato a questa teoria era che alcune razze fossero superiori ad altre inferiori. Ora, il razzismo scientifico si affermò pienamente in praticamente tutti i paesi europei e anche in America settentrionale tra 800 e prima metà del Novecento. Anche se sappiamo come il pensiero illuminista già avesse introdotto dei primi importanti esempi e modelli di razzismo che potremmo definire non scientifico, e addirittura questo razzismo non scientifico si può intravedere nella storia europea sin da tempi molto remoti, sin dall'antichità probabilmente, il razzismo scientifico impiegava diverse discipline o sottodiscipline, tra cui ad esempio l'antropologia fisica, l'antropometria, la craniometria, la frenologia per classificare le diverse popolazioni umane in razze dal fenotipo distinto e quindi arrivando implicitamente o esplicitamente ad attribuire qualità superiori ad alcune razze ed inferiori ad altre. La giustificazione della classificazione degli esseri umani in razze discendeva direttamente da quella classificazione scientifica degli organismi viventi che era stata promossa dal naturalista svedese Carlo Linneo. Anche Kant, grazie al tentativo di categorizzazione dei concetti puri, aveva stimolato la classificazione degli esseri umani in razze. Ad esempio, anche Herder andò ad applicare il concetto di razza alla teoria nazionalista, sviluppando quella cosiddetta filosofia dell'etnonazionalismo. Ora, il razzismo scientifico incoraggiò la nascita del pensiero filosofico razzialista. Secondo il razzialismo, il concetto di razza era il motore della storia, proprio come per il marxismo il motore della storia era l'economia. Le razze erano considerate raggruppamenti umani con caratteristiche fisiche comuni. Le differenze fisiche e culturali delle razze erano legate da una relazione causale e il comportamento di un individuo dipendeva in massima parte dal gruppo razziale di appartenenza. E i teorici del razzismo scientifico e del razzialismo furono moltissimi in Europa e negli Stati Uniti, in America. Uno dei più celebri fu sicuramente il francese Arthur de Gobineau, che scrisse
tra 1853 e 55, il celebre saggio Essai sur l'inégalité des races humaines, cioè il saggio sulla disuguaglianza delle razze umane, in cui andò a dividere le razze umane in nera, bianca e gialla, ognuna con caratteristiche fisiche e mentali diverse, secondo l'autore. D'altronde, Gobineau sosteneva che la mescolanza razziale della razza bianca o ariana era considerata inevitabile e avrebbe portato al crollo della bellezza, della cultura, della civiltà nel mondo. Secondo Gobineau, la razza bianca possedeva il monopolio della bellezza, dell'intelligenza, della forza, e qualsiasi risultato positivo nello sviluppo intellettuale anche degli esponenti di altre razze, per esempio i neri o gli asiatici, era dovuto, secondo Gobineau, a una commistione con la razza bianca. Ora, il nucleo del pensiero razzialista di Gobineau poggiava certo sull'idea che le civiltà declinavano e cessavano di esistere in seguito al mescolamento razziale, al meticciato. Come possiamo comprendere, il pensiero di Gobineau era profondamente pessimista ed anche influenzato dai tempi, dallo scoraggiamento in cui viveva Gobineau in Francia in seguito all'avvento della Seconda Repubblica e poi del Secondo Impero, che lui considerava strutture sociopolitiche poco aristocratiche. Un altro autore razzialista fu sicuramente l'etnologo scozzese Robert Knox. Nel 1850 scrisse The Races of Men, Le razze umane, dove andò a rappresentare la storia dell'umanità come una storia zoologica, sottolineando quella fondamentale importanza dell'anatomia razziale nello sviluppo delle popolazioni. Così, per esempio, l'anatomista olandese Petrus Kamper fu il primo ad utilizzare la scienza della craniometria, e cioè la misurazione del volume interno del cranio, per giustificare scientificamente le differenze razziali, concependo proprio quel famoso schema dell'angolo facciale per misurare l'intelligenza tra le razze. D'altronde, l'antropologo statunitense Samuel George Morton si dedicò alla raccolta di teschi umani provenienti da tutto il mondo per cercare di portare avanti una classificazione delle razze. Questi studi di Morton, diciamo così, dalla portata quantitativa, dalla volontà di creare dei campioni statistici, furono portati avanti da studiosi come Josiah Clark Knott e George Gliddon, che appunto nell'opera Types of Mankind, cioè Tipi umani del 1854, sostennero la teoria del poligenismo. Il poligenismo afferma che le razze umane si sono evolute separatamente e non da un comune ceppo. Così, per esempio, l'eugenista tedesco Ernst Haeckel fu un sostenitore della teoria poligenista, sostenendo, ad esempio, che le razze umane si fossero evolute in maniera indipendente e parallela tra loro. Altro teorico del razzismo scientifico e scienziato fu Karl Vogt, un altro tedesco, che scrisse un celebre libro, Vorlesungen über den Menschen, seine Stellung in der Schöpfung und in der Geschichte der Erde, cioè lezioni sull'uomo e sul suo posto nella creazione della storia della Terra, opera del 63, 1863. Qui lo scienziato descrisse la razza bianca come una specie del tutto separata dalle altre razze, in particolare dalla razza nera. L'etnografo inglese Herbert Hope Risley approfondì anche le misure craniche e nasali, in particolare delle popolazioni indiane, dividendo le popolazioni e i loro crani tra esponenti del gruppo indo-ariano, indo-ario, e del gruppo invece dravidico, cioè tra popolazione indiana abitante la parte settentrionale dell'India e invece la popolazione abitante la parte meridionale. E così anche
furono molto importanti in Italia, ad esempio gli studi del criminologo italiano Cesare Lombroso, che erano basati sulla frenologia, sulla fisiognomica, sull'antropometria. E questi studi tentarono di classificare le caratteristiche degli uomini considerati razzialmente inferiori, ma anche cretini, atavici, criminali, degenerati. Così, per esempio, applicando la teoria dell'eugenetica di Francis Galton, l'antropologo francese Georges Vacher de Lapouge cercava di illustrare nel libro L'Arien, son rôle social, cioè l'ariano e il suo ruolo sociale, libro 1899, quella contrapposizione tra razze ariane dolicocefale, quindi con crani allungati, e invece le altre razze mesocefale, cioè con crani che avevano la stessa lunghezza e larghezza, o brachicefali, crani più larghi che lunghi. E infine un caposaldo della cultura razzialistica fu sicuramente il filosofo britannico naturalizzato tedesco Houston Stuart Chamberlain, che scrisse il celebre libro Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, cioè i fondamenti del XIX secolo, 1899, in cui proprio andò ad approfondire tutta una serie di teorie antisemite, razziste, völkisch, esaltando la razza ariana, in particolare teutonica, e invece descrivendo la razza ebraica, per esempio, come responsabile della degenerazione culturale dell'Occidente. E questo per quanto riguarda l'Ottocento. La prima metà del Novecento fu anch'essa molto ricca di letteratura razzialista. E dei contributi fondamentali ci vennero questa volta dagli Stati Uniti, in particolare da l'eugenista statunitense Madison Grant, che scrisse un celebre libro, The Passing of the Great Race or the Racial Basis of European History, cioè la scomparsa della grande razza o le basi razziali della storia europea, libro del 1916. Questo libro presentava una dettagliata storia razziale del mondo. Forse per la prima volta, comunque, in una delle prime volte, un autore aveva utilizzato la razza come tema per descrivere l'evoluzione storica delle nazioni e del mondo. E questo libro, il corollario a questo libro, è la giustificazione di alcune politiche di igiene razziale e di eugenetica negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, il politologo americano, membro anche del Ku Klux Klan, Theodore Lothrop Stoddard, fu un grande razzialista scientifico, molto prolifico, che scrisse in particolare un libro del 20, importante in questo senso, noto come The Rising Tide of Color Against White World Supremacy, cioè la crescente marea di colore contro la supremazia mondiale bianca. Qui Stoddard illustrò il declino della supremazia mondiale bianca a causa della crescita della popolazione di colore. E per contrastare questa percepita minaccia, Stoddard sosteneva la necessità di limitare l'immigrazione non bianca nei paesi a maggioranza bianca, in particolare negli Stati Uniti, e di proibire in modo rigoroso la mescolanza razziale. In ambito tedesco, il filologo Hans Günther fu uno dei massimi teorici del razzialismo scientifico. I suoi lavori, supportati anche da materiale fotografico e da calcoli antropometrici, cercarono di classificare nel modo più scientifico possibile allora le razze europee ed extraeuropee. In particolare sono abbastanza ricchi i lavori dell'autore come Rassenkunde des deutschen Volkes, studio razziale del popolo tedesco del 22, e Rassenkunde Europas, cioè studio razziale dell'Europa del 24. Qui Günther suddivide la popolazione europea in cinque razze distinte: nordica, dinarica, occidentale mediterranea, estide alpina e baltico orientale, sostenendo che gli individui europei presentavano a misura proporzionale caratteristiche dell'una o dell'altra, e in qualche caso alcuni elementi provenienti da razze extraeuropee. Per Günther, tra queste razze, quella nordica rappresentava la forza creativa nella storia, incarnata nelle classi dirigenti delle società europee. E sempre Günther, ad esempio, nella Rassenkunde des Jüdischen Volkes, cioè nello studio razziale del popolo ebraico del 30, descriveva gli ebrei come
una razza mista con influssi europei ed extraeuropei, concepiti come estranei allo sviluppo delle civiltà europee. La cosa che più preme sottolineare è che, a differenza di studiosi come Guido von Liszt, Jürg Lanz von Liebenfels o Rudolf von Seppottendorf, che erano pure dei razzialisti, ma erano dei razzialisti che facevano a idee soprattutto esoteriche e mistiche, o occultistiche, ariosofiche, Günther fu invece il principale teorico tedesco a soffermarsi nell'analisi delle razze umane sugli aspetti prettamente antropometrici. Ora, noi sappiamo come il razzismo scientifico avrebbe influenzato in maniera enorme il pensiero geopolitico nazista e anche politico, non solo geopolitico, ma politico, e anche i progetti di Hitler di politica estera. Per esempio, Alfred Rosenberg, il teorico ufficiale del Partito Nazionalsocialista e dell'ideologia nazionalsocialista, nel famoso Der Mythus, Des 20 Jahrhunderts, cioè il mito del XX secolo, 1930, sviluppò le teorie razzialiste proprio di Chamberlain. Non a caso il libro si ricollega a quello di Chamberlain. Rosenberg adottò il termine razziale Untermensch, cioè subumano, dal titolo del libro di Stoddart, The Revolt Against Civilization, The Menace of the Underman, cioè la rivolta contro la civiltà, la minaccia del subumano, che era del 1922. E quindi il pensiero razzialista europeo e statunitense non soltanto gettò le basi dell'acceso antisemitismo nazista, ma alimentò anche la feroce retorica contro gli slavi e le popolazioni dell'Europa orientale, contribuendo poi a giustificare l'aggressione espansionistica, senza contare tutta la retorica contro le popolazioni extraeuropee nei territori di conquista coloniale, come per esempio l'Africa. Il quarto elemento che dobbiamo considerare è il nazionalismo. Il nazionalismo costituì un presupposto ideologico necessario per l'affermazione della geopolitica tedesca. Senza nazionalismo non possiamo concepire nemmeno una geopolitica tedesca. Forse non possiamo considerare proprio una geopolitica. E ora, come movimento politico-ideologico, il nazionalismo esaltava il concetto di nazione, promuovendo la difesa e la tutela degli interessi della nazione. Il concetto, l'ideologia nacque in Europa dopo la rivoluzione francese e si consolidò nel corso dell'Ottocento, in parte come conseguenza delle lotte di indipendenza nazionale. Il pensiero nazionalista considerava la nazione un'entità preesistente allo Stato, caratterizzata da un gruppo di persone che condividevano una medesima cultura, lingua, etnia ed eredità storica. I movimenti nazionalisti miravano a trasformare lo Stato in un potere nazionale, sia attraverso l'espansionismo coloniale e sia attraverso l'irredentismo geografico-politico. In senso nazionalistico, il termine nazione faceva riferimento ad una comunità di individui che condividevano delle determinate caratteristiche, come per esempio cultura, lingua, religione, storia, tradizioni, etnia, e in alcuni casi statualità. E la coscienza nazionale era considerata cruciale per l'individuazione di una nazione. Ora è chiaro che, tanto nel dibattito sociologico che politologico, la definizione del termine nazione è stata sempre molto controversa. Alcuni sostengono che la nazione indica una popolazione che condivide un territorio storico, miti, memorie storiche, quindi una collettività storica, una cultura pubblica di massa, anche un'economia, un ordinamento giuridico comune per tutti i membri. Altri definiscono la nazione come un gruppo etnico che controlla uno Stato, oppure che possiede un'elite politica che mira a farlo. Altri ancora considerano il concetto di nazione come un'idea astratta, disgiunta da un gruppo etnico. Vi è poi chi ritiene che le nazioni siano emerse nel corso della storia, che non siano sempre esistite da tempo immemorabile, e né che rappresentino una comunità razzialmente omogenea. E poi vi sono anche studi che hanno tentato di spiegare le origini storiche del concetto di nazione, sottolineando proprio l'importanza della centralizzazione statale, della propaganda bellica,
della standardizzazione delle lingue vernacolari, della diffusione dell'alfabetizzazione di massa, della diffusione della stampa e del sistema educativo sponsorizzato dallo Stato. Noi sappiamo che la filosofia del nazionalismo si basa su alcuni punti fondamentali, tra cui l'idea che il mondo sia naturalmente diviso in nazioni con caratteristiche uniche, che le nazioni siano il nucleo del potere politico, che le nazioni offrano indipendenza e libertà agli esseri umani, che la pace internazionale interna possa essere raggiunta soltanto attraverso l'autodeterminazione delle nazioni e che le nazioni possono realizzarsi pienamente soltanto all'interno di stati nazionali sovrani. E a tal riguardo, gli stati nazionali sono concepiti come entità politiche caratterizzate da una popolazione etnicamente, culturalmente e linguisticamente omogenea. E come spinta ideologica che idealizza il concetto di nazionalità, il nazionalismo espropria l'identità individuale trasferendola a una collettività astratta che è accomunata da alcune caratteristiche. E quindi il nazionalismo percepisce come con ostilità quelle ideologie come il cosmopolitismo, l'internazionalismo, il liberalismo, il marxismo, perché accusate di promuovere nozioni antipatriottiche e transnazionali contro l'identità collettiva della nazione. Il concetto di nazionalismo è strettamente connesso all'idea di identità nazionale. L'identità nazionale può essere considerata un sinonimo di nazionalità e si riferisce ad un tipo di identità che implica continuità storica e memoria collettiva. L'identità nazionale che fa perno sul sentimento collettivo di una nazione è stata definita come il mantenimento e la riproduzione continua dei modelli di valori, simboli, memorie, miti e tradizioni che compongono il patrimonio distintivo delle nazioni e l'identificazione degli individui con quel particolare patrimonio. Altrimenti viene anche descritta come un sentimento collettivo basato sulla convinzione di appartenire alla stessa nazione e di condividere la maggior parte degli attributi che la contraddistinguono dagli altri. Alcuni sostengono che l'identità nazionale svolge la funzione di plasmare lingue nazionali, e d'altronde, in nome dell'identità nazionale, l'omogeneità linguistica nelle società multietniche, plurilingue, sarebbe ottenibile o attraverso l'espulsione oppure la costrizione di massa, o il genocidio. E quindi, in ultima analisi, l'identità nazionale rappresenta la colonna su cui poggia l'ideologia del nazionalismo, che è alimentata da fenomeni come l'affiliazione religiosa, linguistica, etnica o la memoria storica di un popolo. L'altro elemento che dobbiamo considerare quando contestualizziamo il pensiero geopolitico tedesco è il militarismo. Il militarismo nacque come conseguenza del fatto che nel corso dell'Ottocento si credeva che lo Stato dovesse mantenere una forte capacità militare ed usarla in modo aggressivo per espandere i propri interessi e valori nazionali, specie in ambito coloniale. Era un'opinione comune la glorificazione della casta dei militari, un po' ovunque in Europa, l'accettazione della predominanza delle forze armate nell'amministrazione o nella politica dello Stato. A partire dalla sconfitta tedesca, scusate, la sconfitta della Francia nel 1870 e la conseguente unificazione della Germania, il militarismo di stampo prussiano divenne un modello socioculturale per tutta la Germania imperiale. Il potere dell'esercito prussiano trascendeva i confini militari e andava a intrecciarsi con la scienza politica e la scienza di governo. Le virtù prussiane, cioè le cosiddette preußische Tugenden militariste, che erano associate alla disciplina, alla lealtà, Treue, all'obbedienza, Gehorsam, al dovere, Pflichtbewusstsein, all'ordine, Ordnungssinn, alla determinazione, Zielstrebigkeit, al coraggio, Mut, alla tenacia, Härte, furono proprio il paradigma
del Secondo Reich, creato da Otto von Bismarck. E quindi il militarismo era un'attitudine diffusa praticamente presso tutte le principali potenze europee dell'epoca. Per esempio, in Francia, politici come il generale Georges Boulanger, cioè il generale Revanche, promuovevano con il sostegno dei monarchici e dei cattolici tradizionalisti, un nazionalismo militarista e aggressivo, che aveva proprio per obiettivo quello di vendicare la sconfitta francese nella guerra franco-prussiana in un'ottica di revanchismo. E l'altro elemento collegato all'avvento del pensiero geopolitico tedesco fu sicuramente l'imperialismo. Il pensiero geopolitico in generale si diffuse proprio come corollario naturale dell'imperialismo dell'Ottocento. L'età degli imperi, 1875-14, giustificava un dominio e l'influenza di alcuni stati nei confronti di popolazioni e territori sottomessi. Molto spesso l'imperialismo era intimamente connesso con il fenomeno del colonialismo. E però non si esprimeva sempre attraverso il dominio coloniale, perché per esempio, pur non possedendo colonie d'oltremare, gli imperi russo, austro-ungarico e ottomano erano pur sempre imperi, esercitando un dominio su diverse popolazioni. Mentre quindi il significato fondamentale del colonialismo era lo sfruttamento delle risorse naturali e dei fattori di produzione della nazione assoggettata, quello dell'imperialismo era invece di creare un impero, annettendo territori appartenenti ad altri paesi per espandere il proprio dominio. Poi, d'altronde, l'imperialismo era connesso con il profitto economico. Per esempio, secondo Lenin, l'imperialismo rappresentava la fase suprema del capitalismo e si era diffuso dopo il colonialismo ed era diverso da questo per una forma di capitalismo monopolistico statale, da dove invece alcune espressioni di dominio coloniale erano esercitate da società di capitali, come per esempio le compagnie delle Indie orientali, oppure da privati individui, come per esempio il Congo di Leopoldo II del Belgio. Nel contesto britannico, il termine imperialismo venne originariamente introdotto alla fine del 1870 dagli oppositori delle politiche imperialiste del primo ministro Benjamin Disraeli. I sostenitori dell'imperialismo, tra cui lo statista Joseph Chamberlain e l'imperatore Cecil Rhodes, collegarono ad esso una politica di idealismo e di filantropia. Lo stesso scrittore Kipling aveva sostenuto che l'imperialismo dei popoli europei era necessario per far emancipare quei popoli arretrati che venivano descritti come il fardello dell'uomo bianco. E per esempio, come sottolineato dal libro Orientalism del 1978 di Ivar Said, l'imperialismo europeo sviluppò una geografia immaginata del mondo orientale, e questa visione immaginaria del concetto di Oriente era caratterizzata da arretratezza, irrazionalità, inferiorità, il che giustificava il dominio imperiale da parte dell'Occidente di questi territori. E quindi l'orientalismo divenne la giustificazione ideologica dell'imperialismo occidentale, basato sul controllo sociale, culturale, politico ed economico dei popoli non bianchi. E quindi, questo è molto importante, dobbiamo capire che il pensiero geopolitico tedesco non può essere compreso nella sua interezza se non si tengono in considerazione tutti questi presupposti culturali che ho elencato. Nasce e si sviluppa in questo contesto culturale e politico. Ma che cosa si intende per pensiero geopolitico? L'abbiamo visto anche in altri video, facciamone un breve riassunto. Il pensiero geopolitico rappresenta lo studio teorico della geopolitica e a sua volta la geopolitica può essere definita come l'analisi delle relazioni internazionali da una prospettiva spaziale e geografica, o come lo studio dell'influenza dei fattori geografici sulla politica estera degli stati, oppure ancora come la descrizione delle rivalità di potere su territori contesi tra diversi gruppi politici o movimenti armati. E quindi l'indagine geopolitica esamina le diverse espressioni di proiezione di potere politico sullo spazio geografico e si interroga sul modo in cui il territorio, la popolazione,
la geografia fisica e le risorse naturali condizionino le relazioni interstatali. Ora, noi sappiamo che la geopolitica si affermò come disciplina vera e propria soltanto alla fine dell'Ottocento, in un contesto europeo e nordamericano. Gli anni tra 1890 e 1920 possono essere considerati il periodo di sviluppo della cosiddetta geopolitica classica, che faceva perno su quattro autori: lo statunitense Alfred Thayer Mahan, il tedesco Friedrich Ratzel, l'inglese Halford John Mackinder e lo svedese Rudolf Kjellin. Tra le diverse ramificazioni del pensiero geopolitico, la scuola tedesca trovò i massimi esponenti in Ratzel e in Karl Ernst Haushofer, e questi furono coloro che influenzarono in modo determinante le strategie di politica estera, rispettivamente della Germania guglielmina e della Germania nazista. Ovviamente a questi possiamo aggiungere sicuramente Carl Schmitt, che fu uno dei principali teorizzatori della contrapposizione tra potere marittimo e terrestre. Inoltre, il pensiero geopolitico tedesco, in particolare quello di Haushofer, si sviluppò in parte come conseguenza di quello anglosassone, in particolare di quello di Mackinder, e per esempio Kjellin contribuì invece a delineare alcuni aspetti tipici del pensiero geopolitico tedesco, tra cui il pangermanismo e il panregionalismo. D'altronde, seguendo la classica contrapposizione tra talassocrazie e tellurocrazie, cioè tra poteri marittimi e poteri continentali, anche la geopolitica tedesca avrebbe descritto la storia dell'umanità come una lotta tra potere marittimo e potere terrestre. E quindi, alla luce di questa premessa, possiamo dire che questo libro ha due obiettivi. Il primo è quello di descrivere le principali caratteristiche del pensiero geopolitico della Germania nazionalsocialista nelle teorizzazioni di Karl Haushofer e della Scuola di Monaco, in particolare con riferimento all'idea del progetto di blocco continentale, Continental Block, e la visione mondiale panregionalista delle panregioni. Il secondo obiettivo, invece, è quello di evidenziare nei dettagli il pensiero geopolitico di Adolf Hitler, tanto nella sua versione ufficiale che privata, soffermandosi in particolare sull'analisi dei progetti di espansione in Oriente e di creazione di un vasto impero eurasiatico, che era poi il vero ultimo fine della politica estera hitleriana. Infatti, noi non comprendiamo forse chiaramente che se la Germania nazista avesse vinto la Seconda Guerra Mondiale, non soltanto avrebbe creato un impero europeo egemonizzato dalla Germania, ma un Reich euroasiatico che avrebbe ricompreso un territorio enorme che andava quantomeno dal fiume Reno fino ai monti Urali. E quindi nel corso di questa nostra ricerca cercheremo di ricostruire le basi ideologiche a sostegno di questo gigantesco progetto che, come sappiamo, venne soffocato sotto il cumulo delle macerie del Terzo Reich. Restate con me nei prossimi video per analizzare questi temi insieme. Grazie e alla prossima.